Il 16 luglio presso la sede di via San Luigi Orione si è tenuta la conferenza di presentazione del bilancio 2020 dell'azienda Tua. A presenziare l'incontro il presidente Gianfranco Giuliante, il direttore generale Maximiliano Di Pasquale, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio. L'azienda chiude il proprio bilancio in attivo con un valore della produzione di oltre 104 milioni di euro, un successo che si ripete per il secondo anno consecutivo malgrado un 2020 segnato dalla pandemia da Covid-19. Numeri soddisfacenti se si tiene conto della pesante recessione economica mondiale causata dal coronavirus. Un risultato appagante se si calcola anche il crollo dei ricavi legati alla vendita di biglietti e abbonamenti per effetto della riduzione dei passeggeri e il calo degli altri ricavi legati ai servizi offerti. Ciò rende Tua, a livello di rendita finanziaria, una delle aziende più solide a livello nazionale. Questo che succede quando viene creato un cash flow, un flusso di cassa generato dalle gestioni corrette, che è stato utilizzato in parte per cofinanziare o finanziare gli investimenti non finanziati dalla Regione Abruzzo, che sono stati parimenti consistenti, e dall'altra parte è stato utilizzato per quelli che tecnicamente vengono definiti investimenti nel capitale circolante netto, e quindi investimenti in acquisti di materie prime e o riduzione di debiti, che hanno consentito di rendere più florida la struttura finanziaria. Ciò avvia un circolo virtuoso, perché una struttura finanziaria che via via diventa più solida consente all'azienda di dare seguito alle politiche di investimento. Dall'altra consente comunque di mantenere dei tempi certi per pagamento verso fornitori, il che rende appetibile rispondere alle nostre gare e quindi ottenere prezzi più bassi sull'acquisto di materie prime e servizi, che contribuiscono a loro volta ad abbattere ulteriormente i costi di produzione, avviando un circolo virtuoso nella gestione aziendale tra gestione del conto economico, gestione dei flussi di cassa corrispondenti e con essi gestione dello stato patrimoniale. Ultimo lato, abbiamo utilizzato anche gli strumenti offerti dal bilancio e dalle varie disposizioni normative, come il prestito SACE, che ha consentito anche di abbattere il costo dell'indebitamento bancario, in quanto si è utilizzata una forma di finanziamento molto meno onerosa e diluita con il tempo, che unitamente agli aspetti legati alla gestione economica ha ulteriormente contribuito a migliorare la struttura finanziaria dell'azienda. I numeri vanno interpretati guardando le contingenze che si sono verificate. Quindi alla pandemia, che ha comportato una riduzione dei ricavi di traffico stimabile in 13 milioni di euro. L'azienda di converso è stata pronta a ridurre le spese per un importo quasi equivalente e, con l'aiuto per via residuale degli indennizi stanziati dal governo e quindi dalla Regione Abruzzo, siamo riusciti, nonostante il peggior anno dal punto di vista di viaggiatori, a chiudere il bilancio con un leggero utile. Ciò ha determinato tra le contrazioni di costo anche una contrazione di costo sul personale, e per questo ringraziamo anche i lavoratori che hanno capito il momento particolare e si sono resi disponibili sia a lavorare in condizioni obiettivamente rischiose, perché per un certo periodo portare le persone veniva individuato come un rischio, e sia ad accettare alcuni sacrifici, quali a titolo esemplificativo la cassa integrazione, il blocco dello straordinario e provvedimenti che sono andati a ridurre sicuramente l'importo retributivo. La cassa integrazione comunque è stata utilizzata al minimo, poiché l'azienda era già arrivata pronta a questo appuntamento, che non era un appuntamento, diciamo, si è fatta trovare pronta per questo imprevisto, in quanto aveva già avviato un'opera di efficientamento e di riduzione dei costi attraverso la ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro e l'avvio delle subconcessioni. Quindi noi, quando è successo tutto, non avevamo un esubero di personale, anzi avevamo in realtà qualche unità meno
rispetto a quella che serviva e quindi lo sforzo aggiuntivo richiesto è stato minimo. Abbiamo ridotto i costi per servizi e nonostante questo abbiamo dato seguito al piano degli investimenti senza far rinunciare l'azienda e con essa il territorio abruzzese allo sviluppo che era stato pianificato in termini pre-Covid. Oltre al bilancio, nell'incontro con la stampa, i vertici del trasporto unico abruzzese hanno presentato i nuovi investimenti e diramato gli obiettivi futuri. Una serie di slide hanno illustrato i nuovi progetti, accompagnati da una serie di numeri a testimoniare il costante e crescente successo degli ultimi tempi. Tra le varie cifre del bilancio d'esercizio 2020, alcune risultano particolarmente importanti. L'azienda ha assicurato la realizzazione di 25 milioni di chilometri, di cui 24 su gomma e 790.000 su ferro. L'anno appena trascorso è stato comunque significativo per la società, che ha dato un ulteriore impulso alla politica di sviluppo in termini di rinnovamento del proprio parco mezzi. Faranno parte della flotta TUA 65 nuovi bus, di cui 10 a metano corti e 5 elettrici. Nell'ottica di una sempre maggiore attenzione all'ambiente, TUA ha inoltre investito nella realizzazione di 4 nuovi impianti a metano nelle sedi dell'Aquila, Teramo, Lanciano e Avezzano per circa 6 milioni di euro. Tutto quanto questo è evidente che è stato possibile perché abbiamo avuto a fianco un'amministrazione regionale che è stata presente, che ci ha dato la copertura complessiva su tutte quante quelle che sono state le scelte di TUA, che quando abbiamo chiesto supporto finanziario si è resa immediatamente disponibile. Quindi ci piace pensare che, siccome la nostra avventura è iniziata praticamente in concomitanza con quella che è l'avventura di Marco Marsilio alla Regione Abruzzo, questo sviluppo di una squadra che ha saputo essere sinergica e che ha portato i risultati che stiamo evidenziando, naturalmente deve essere di buon auspicio, perché per il futuro e rispetto a tutta una serie di obiettivi che sono ancora più importanti rispetto a quelli che stiamo sottolineando, potranno essere colti se continuerà questo rapporto più o meno sistematico e più o meno coerente da parte della TUA, che è una controllata in modo totalitario dalla Regione Abruzzo, e la direzione e la dirigenza della Direzione Abruzzo, il governo della Regione Abruzzo, che in qualche misura ci consentirà di sviluppare queste ipotesi di lavoro che sono in un modo o nell'altro comunque preventivamente concordate, perché i piani strategici di TUA vengono sottoposti alla Regione Abruzzo e una volta approvati diventano per noi la strada da percorrere per il prossimo futuro. La TUA chiude per il secondo anno consecutivo il suo bilancio in attivo. Naturalmente questa è la dimostrazione plastica di come la squadra TUA, che è la composizione degli autisti, dei quadri e dei manager, abbia svolto un lavoro eccezionale. Considerate che, se è vero che ci sono state compensazioni a livello statale, contributi a livello regionale, è altrettanto vero che in una situazione di oggettiva difficoltà come quella che la pandemia comportava, con necessità di rimodulare i servizi quasi in 48 ore a secondo dei lockdown e delle zone nelle quali si identificava la nostra regione, noi siamo riusciti sistematicamente a garantire un servizio efficiente per tutto quanto il periodo della pandemia, che ancora in parte sussiste come potenzialità, però possiamo dire che se in passato ci siamo trovati di fronte ad una situazione non conosciuta e quindi con delle scelte che abbiamo dovuto in parte intuire, oggi con l'esperienza fatta siamo certi che di fronte a necessità altre avremo delle risposte più immediate. Pandemia che però non ha invalidato gli investimenti, che ne sono tantissimi. No, anzi, il discorso è stato che noi abbiamo anticipato da un punto di vista temporale una serie di investimenti che poi si sono rivelati assolutamente importanti. Qualche anno fa noi discutevamo della vetustà degli autobus della TUA, dei servizi che venivano interrotti per delle rotture. Dal 2019 al 2020 abbiamo acquistato 188 nuovi autobus, stiamo aspettando per la fine del 2021 altri 65 autobus, abbiamo fatto un rinnovamento importante, ma soprattutto la scelta degli acquisti che abbiamo fatto è stata quella di investire su autobus a metano, quindi sul gas, quindi
su fonti alternative, anticipando un po' quello che era il discorso della transizione ecologica. Questo ha comportato ulteriori investimenti per fare sostanzialmente le stazioni di servizio di rifornimento di questi nuovi autobus, e quindi c'è stato un moltiplicatore importante di investimenti che la tua ha saputo mettere in campo con largo anticipo rispetto a quella che ormai è una scelta acquisita, quella della transizione ecologica. Segnali di ripresa e di ripartenza, oltre che di attenzione alle varie esigenze. Un bilancio che porta l'Abruzzo ad essere una delle poche regioni in Italia ad aver garantito il trasporto pubblico in totale sicurezza durante la pandemia. Un successo ottenuto grazie a una serie di risparmi oculati e studiati a tavolino che hanno abbracciato tutte le voci di costo. Ma io sono soddisfatto di questo lavoro perché un'azienda di trasporto pubblico è tradizionalmente considerata dai più, anche dagli economisti, soprattutto quelli di scuola liberale, è una sorta di carrozzone che produce grosse perdite e difficoltà a far quadrare i bilanci. Penso che il lavoro di questi anni sia stato un lavoro serio, l'amministrazione dal punto di vista politico ha sostenuto l'attività del management senza cedere a demagogie che avevano caratterizzato stagioni precedenti e che impedivano magari di sciogliere alcuni nodi nella gestione aziendale. Io penso che sia giusto dare la giusta autonomia, la giusta fiducia, la giusta responsabilità a chi guida un'azienda, che poi è chiamato a rispondere con i numeri, e penso che i numeri stiano dando ragione di questa politica. 2 anni consecutivi di bilanci chiusi in pareggio, anzi in leggero utile, un svecchiamento del parco mezzi, un incremento di attività, quindi c'è una presenza di investimenti che abbiamo descritto, quindi penso che sia, con tutti i limiti del caso e soprattutto considerando da dove si partiva, penso che siano buoni risultati che ci incoraggiano a procedere lungo questa strada. Un'azienda che lavora sulle necessità del presente con un occhio volto nel futuro per crescere, migliorare e camminare insieme. Una società che ha fatto delle esigenze altrui il motore delle proprie migliorie affinché tu la senta tua.